video è offerto da AutoE. L'Arezzo contro lo Scandicci, prima partita del 2014, una gara da non fallire per l'Arezzo. Non c'è la novità Gascaroli che parte dalla panchina, il giovane in prestito dall'Atalanta. Quadrini dovrebbe giocare dietro le punte, Invernizzi e Sussì, in squadra anche Rubecchini esclusi, e partono dalla panchina Di Santo, Carfora e Martinez, che è entrato dall'Argentina solo all'ultimo dopo il prolungamento delle vacanze. Lo Scandicci viene da 4 vittorie consecutive, non ha mai subito gol nelle ultime 4. Intanto Invernizzi parte un cross per Jesus, si schiaccia, ma il colpo di testa non è indirizzato verso la porta, quindi Quadrini si avvicina al limite, parte il tiro di sinistro, la parata facile del portiere Mariotti, poi attenzione alla partenza di Jean Couco, va col destro, il primo tiro in porta, la parata anche di Scarpelli, l'angolo di Rubecchini, arriva Invernizzi che schiaccia e l'Arezzo va in vantaggio, il terzo gol in campionato per Invernizzi al 22esimo, sblocca una gara che già si stava facendo difficile con lo Scandicci che dopo i primi minuti un po' rinunciatari stava prendendo campo. Arezzo avanti 1-0, Quadrini, la palla passa per Sussì, e Sussì in caduta in diagonale, la palla sul fondo, ha provato a incrociare Sussì, niente da fare però in questo caso per il bomber, poi qui un pallone dentro, attenzione qui al portiere Scarpelli che respinge, poi Jean Couco controlla la palla, ancora Scarpelli, Jean Couco ancora, la palla è lì, non riesce l'Arezzo a liberare ancora Jean Couco, la serpentina finisce giù e quindi la conclusione che finisce sul fondo da parte di Mazzolli, pericoloso qui lo Scandicci, Canicci ancora avanti, la palla è proprio per Mazzolli col destro, il pareggio dello Scandicci al 36esimo, il gol cominciava a essere nell'aria perché lo Scandicci stava premendo molto, insiste, c'è il pallone dentro per il tentativo da parte di Bigeschi, ancora Scarpelli che deve intervenire, uno Scandicci che a questo punto ci crede ancora di più, l'Arezzo è in affanno, è in confusione, la squadra di Mezzanotti, vedete c'è la contestazione nell'intervallo, il pubblico invita Mezzanotti in sostanza ad andare via, a dimettersi, contestazione che arriva all'estremo di quanto avevamo visto anche in precedenza. Poi entrano Di Santo ed esce Idromella, entra Dieme ed esce Invernizzi, eccolo qua. Mezzanotti chiaramente vede che le cose stanno andando male, Arezzo squadra opaca, confusa, che non riesce proprio a far vedere un minimo di gioco. Qui Sussì subisce un fallo, poi Sussì ancora, ha tentato di dare una testata, c'è un rosso anche per il difensore, il capitano Bettoni, le due squadre rimangono in 10 per l'espulsione dell'arbitro Paterna di Teramo, e Sussì deve lasciare il campo, e entra Martinez, viene richiamato in panchina Dierna, ora Rubecchini, parte il cross, Martinez ha provato di testa, palla sul fondo, l'Arezzo sostanzialmente è senza punte, senza boa, attenzione qui, parte un cross, colpo di testa di Rubecchini, c'è un liscio davanti alla porta che va Martinez e fa il gol del 2-1, insperato per la verità in questo momento di partita, 2-1 al 22esimo, l'Arezzo passa in vantaggio allo stesso minuto del primo tempo, sblocca Martinez che poi va a abbracciare, vedete Mezzanotti, tutti i giocatori si stringono attorno al contestatissimo Mezzanotti, poi qui va a terra Dieme per l'arbitro, però c'è la simulazione del giocatore dell'Arezzo che viene ammonito, Martinez si avvicina al limite, scaglia questa conclusione, palla sul fondo, quindi ancora lo Scandicci, sempre pericoloso, palla dentro per il tentativo di Daniel Couco, poi anche qui c'è un accenno di scontro tra Couco e Scarpelli, comunque il gioco è fermo, poi l'arbitro va già richiamato Mezzanotti, uscito dall'area tecnica, viene espulso Mezzanotti, il pubblico applaude in modo ironico l'uscita dal campo di Mezzanotti, clima surreale allo stadio comunale, qui c'è un fallo di mano, intanto ride il Colle che viene ammonito e c'è il calcio di rigore, l'Arezzo ha la possibilità del 3-1, vorrebbe batterlo Martinez, poi invece va Quadrini, destro, spiazzato del portiere Mariotti, 3-1 al 37esimo, la partita sembra chiusa per l'Arezzo, una giornata veramente difficile di involuzione, di gioco, qui poi Della Scala, un tiro ribattuto, il nuovo entrato Checchi davanti alla porta, c'è il gol del 3-2, la Scandicci lo riapre, lo Scandicci lo riapre al 39esimo, riapre il match, incredibile, Checchi, secondo gol in campionato, 3-2, Scandicci che si riversa in avanti, Arezzo ancora in difficoltà, conclusione sopra la traversa qui, una conclusione che è finita alta da parte di Chiarello, è entrato nel secondo tempo, sull'ultima punizione, palla dentro, uscita vuoto di Scarpelli, e manca la conclusione di testa in rete del Colle, che sfiora così l'incredibile 3-3 nel finale, Arezzo batte Scandicci 3-2, contestazione che prosegue del pubblico, ci vorrà un Arezzo diverso domenica a Pistoia.
La Pianese ha conquistato 9 punti nelle ultime 3 gare e in casa è sempre imbattuta. La Volunta Sassuoleto in trasferta ha sempre perso nelle ultime 6 partite. Se ci affidassimo ai numeri oggi non ci sarebbe partita, ma nel calcio si sa la matematica conta poco. Per la prima gara dell'anno c'è Pianese Volunta Sassuoleto. Giustarini, Zagaglioni. A pescare bene a destra Giomarelli, la sua velocità, Giomarelli prova a crossare, calcio d'angolo, subito il primo corner della partita per la Pianese, quinto minuto, corner guadagnato dal capitano Roy Giomarelli, alla battuta ci va Ancione che scambia corto con Giomarelli, ancora Ancione, entra in area, Ancione sbilanciato, rimane però in possesso di palla, trova quest'ottimo pallone per Giomarelli, ecco il cross basso! E poi Chiarini sotto porta non trova però la zampata vincente. Bagnato indietro per Guastalbino, Falzone. Lancio per Gesuele, la torre di testa. Attenzione all'inserimento di Monesi. E poi Eppo Poncini ad aver mandato in calcio d'angolo. Il calcio d'angolo per lo Spoleto con la battuta di Aris Falzone. In area c'è testa, c'è ovviamente Gesuele. Entra anche Guastalbino, Schettino, il cross invece basso per la girata pericolosa di Bagnato. Palla che finisce sul fondo. Zagaglioni, Ancione, spinto da Cavitolo, è calcio di punizione. Zagaglioni, sarà lui a battere il calcio di punizione. Eccolo dentro sul secondo palo, Bartoccini prova ad arrivare, poi comodo il gol di Giustarini per l'1-0 della Pianese. Giustarini secondo gol in 2 partite, la Pianese è in vantaggio 1-0 sullo Spoleto. Bollino rosso per lo Spoleto, entrano Zuppardo, entra Poponcini, Chiarini, Bartoccini, il cross di testa, poi c'è un giocatore a terra. Calcio di rigore per la Pianese con Giomarelli, possibilità adesso per la squadra di Piancastagnaio di portarsi sul 2-0. Giomarelli contro Moggio dagli 11 metri, la rincorsa di Giomarelli, 3-2-1 e Moggio riesce a parare, intercettare, pericolo sventato dallo Spoleto. Calcio d'angolo per lo Spoleto, va Bagnato alla battuta. Preso coraggio la squadra di Schenardi dopo il rigore fallito dalla Pianese, va Bagnato a calciare, in area c'è Codice Rosso, il cross sul secondo palo, attenzione, libero, testa, la mette ancora nell'area di rigore, Zuppardo, diventa un assist e il gol di Bolletta, un assist involontario di Liborio Zuppardo e Bolletta sigla il pareggio 1-1 per la parità raggiunta dallo Spoleto. Qui non si intendono Giomarelli e Bartoccini. Attenzione alla ripartenza di Zagarella. C'è Gesuele a sinistra, la velocità di Cavitolo che prova a entrare. Zagarella prova la botta. Testa, recupera, tocca per Cavitolo. In avanti Cavitolo. Alla fine Mazzuoli, alla meglio. Con il sinistro prova a mettere in moto Giomarelli. Contro Schettino, è andato via Giomarelli. Qui brutta questo fallo, tra poco sarà anche il cartellino giallo. Giomarelli la mette dentro. Zuppardo! Non trova il pallone. Zagarella. Dentro per Bagnato, in zona tiro. Bagnato carica il destro! Da via! Vola! Di Bagnato, sinistra per Di Salvatore. Duella con Bartoccini. Arriva anche Giomarelli, che ruba la palla, Zagaglioni, l'affondo ora, vediamo Ancione, scatta Giustarini, posizione regolare, Giustarini entra in area, grandi falcate, c'è anche Zuppardo, il pallone, Zuppardo! 2-1, Liborio Zuppardo per il vantaggio della Pianese, iniziato da Ancione, proseguito da Giustarini e poi Zuppardo, il gol dell'ex, decimo gol in campionato contro la sua ex squadra, Pianese 2, Spoleto 1. Il recupero di Bagnato. Poi prova Di Salvatore a alimentare l'azione offensiva, entra in area Bagnato, attenzione in zona cross, è un tiro che Davia riesce a bloccare. Gesuele su Caccamo, alla meglio l'ex giocatore della Versa Normanna, ancora Gesuele in posizione defilata. Cross basso Di Salvatore sul fondo, inserimento perfetto di Di Salvatore, la mira un po' meno. La battuta di Davia. Zuppardo, Giustarini,
Trova il varco per Giomarelli, posizione regolare. Giomarelli cerca il pallonetto su Moggio. Giomarelli a porta vuota! E poi sulla linea allontana lo Spoleto, si salva dal possibile 3-1, non è finita. De Pasquale sul fondo. Golfo per Zuppardo, si libera bene, attenzione Zuppardo, ancora lui, il destro, bravo Moggio su Zuppardo, non è finita. Giomarelli, Zagaglioni, il cross, Zuppardo sul secondo palo, e in fondo alla rete, al volo Liborio Zuppardo, chiude così la pratica Spoleto per la sua doppietta, 3-1 della Pianese. Ancora Zuppardo vicino al gol un secondo prima, questa volta Moggio non è riuscito nel miracolo. Pianese 3, Spoleto 1. E dopo 3 minuti di recupero il direttore di gara dice che può finire qui. Pianese Voluntas Spoleto, la Pianese batte anche la Voluntas Spoleto per 3-1, ottiene la sua quarta vittoria consecutiva in campionato, l'ottava vittoria in casa, l'imbattibilità interna è lei, per ora solo lei, l'anti-Pistoiese contro una Voluntas Spoleto che ha provato a dare del filo da torcere alla squadra di Lorenzo Coppi, soprattutto dopo il rigore fallito da Giomarelli, ma non c'è riuscita, troppo forte la formazione di Piancastagnaio con un Liborio Zuppardo sugli scudi, ma un po' tutta la squadra ha giocato da veramente da grande squadra. In via della Madonna vicino alle scuole alimentari Marco e Federica, prezzi scontatissimi per panini e spuntini, un esempio, pan bab 1,50€, hot dog a 1€, grande rifornimento di ogni genere di oggetto, vieni a trovarci, alimentari Marco e Federica, via della Provvidenza 35, Pistoia. Dentro i nuovi di Paola e Calzola, ritorna Adamo dalla squalifica, dentro pure Chiani e Menchinella, no Fivara un 4-3-1-2 con il Brescia, trequartista Galbiati in cabina di regia, i centrali di difesa sono Adamo e Sette Passi, sugli esterni Calzola e Mencarino, in avanti Urbanelli e Di Paola. Lo Siammari deve fare a meno del capitano Alfonsi per squalifica, casacca azzurra per il Foligno, a strisce viola e bianche per lo Siammari, dirige la gara signor Nicolo Sprezzola di Mestre. All'undicesimo si rende pericoloso il Foligno, Chiani trova lo spazio giusto, spara un diagonale che fa la barba al palo. Si rende pericoloso il Foligno al quindicesimo, Brescia entra in aria, mette al centro, sbuca la testa di Di Paola, Provaloni con un balzo respinge la sfera negando il momentaneo vantaggio dei falchetti. Ma lo trova al 22esimo, Galbiati mette al centro, Di Paola sotto misura e più lesto di tutti che di punta mette nell'angolo alla destra di Provaloni. Al 31esimo si fa vedere in avanti l'Ossi a mare sul calcio piazzato, Cardarella tira centralmente, Biscarini attento e blocca a terra. Al 35esimo Provaloni anticipa Di Paola che entrava in aria tutto solo. Ossi a mare che nel finale del primo tempo tenta di schiacciare il Foligno nella propria area alla ricerca del pareggio, ma la prima frazione di gioco termina sul parziale di 1-0 per il Foligno. Inizia la ripresa subito con un cambio per l'Ossi a mare, entra Villanueva, esce Cardarella, al secondo minuto raddoppio del Foligno, Di Paola va al cross, Piroli sbuccia la palla di quel tanto per mettere fuori causa Provaroni, al settimo accorcia le distanze l'Ossi a mare, Cardarella mette una palla lunga in aria, esce male, Biscarini non si capisce con Adamo, salta più alto di tutti ma sciocca che mette dentro, al quindicesimo Nofri tenta la carta a Policelli, esce Brescia, al 17esimo Urbanelli si invola in aria tutto solo, esce Provaroni, entra in contatto con il numero 7, va a terra, chiede il calcio di rigore ma per il direttore di gara è tutto regolare. Al 22esimo Urbanelli entra in area sull'out di destra, il suo tortino cross sfiora il palo mettendo i brividi a Provaroni. Al 37esimo esce Di Paola, fra gli applausi dei tifosi entra Luchini. Nel finale di partita si nervosisce, il direttore di gara concede 6 minuti di recupero, al 48esimo ci prova ancora Luchini dalla distanza, impegna Provaroni che respinge sulla traversa, finisce qui la gara con la vittoria del Foligno.